Buongiorno a tutti. Oggi invece facciamo un unboxing di un vecchio dispositivo Apple. Anche questo non è un unboxing. iPhone 4S. Dispositivo è quasi nuovo, diciamo. Vecchio ma nuovo. Ha preso in offerta al Comet 3 settimane fa. Visto che il 4 è assolutamente intelligente da farmelo rubare. Ecco, come si può già vedere dalla schermata, questo 4S monta ancora iOS 5.1.1 perché ha su un jailbreak abbastanza pesante, come possiamo già vedere dalla schermata, anche dalla schermata di blocco. Tutti effetti grafici. Quindi purtroppo non avendo mai provato questo telefono con iOS 6, non so dirvi che novità c'ha con iOS 6, a parte che avrà le mappe come l'iPhone 5, dovrebbe avere anche l'iPhone 4S, quello che ho letto, la modalità panoramica, ma non posso collaudarlo. Come potete vedere anche qua le schermate sono un po' diverse, si muovono a cubo. Abbiamo la barra verde, cioè verde, trasparente. Con la info della batteria. Sì, possiamo vedere qua la batteria, i cicli di carica, vedete, c'ha 23 cicli di carica. USB setting, che è molto comodo. Infatti si può disattivare e attivare il wifi, 3G, dati, mettere in modalità aereo, luminosità, svuotare la RAM. Come potete vedere, c'ha 294 MB di RAM liberi su 500, dispositivo con un processore A5. Dopodiché possiamo far vedere qualche altra bella cosa del jailbreak. Come potete vedere anche la parte sotto, avrete notato che non ci sono le classiche 5 icone, ma sono 6 e sono... no, scusate, 4 icone, ma sono 5 e sono tipo bombate verso l'interno. Io posso metterne massimo 10 qua giù. Anche lì, come avete notato, vedete, se ne tolgo uno non è che tutte si attaccano con l'altro. Posso mettere l'icona dove mi pare piace su questo telefono senza che loro si spostino. Più che per le app, direi che è comodo per le funzionalità che porta il jailbreak. Potete vedere che posso, se apro un'applicazione, posso passare, metterla sotto facendo così con un dito, andare nel multitasking. Se io apro un'app e la tengo alzata poco, passo direttamente al multitasking, ovviamente non c'è nient'altro di aperto. Ecco, vedete. Come potete vedere, anche sui messaggi, vediamo le foto dei vari contatti, anche qua. Molto comodo, si sincronizza con Facebook. Lo stesso abbiamo nella rubrica. Vediamo tutti i messaggi, tutte le foto dei contatti. Poi vediamo cos'altro abbiamo. Un attimo che ricapitolo anch'io che non mi ricordo tutto. Ah, ecco, pur avendo iOS 5 c'è un tweak di Cydia che permette di avere Siri in italiano sull'iPhone 4S. Ciao Siri. Buon pomeriggio Stefano. Ovviamente su iOS 6 le funzioni di Siri sono molto migliori. Dopodiché abbiamo cartelle infinite, come vedete non abbiamo il limite delle applicazioni, che è molto comodo. Dopodiché abbiamo questa cosa qui, posso cambiare le canzoni così. Molto comodo. Ecco, basta, più che altro mi interessava farvi vedere un po' il jailbreak, le cose che si possono fare. Altra cosa utile, ecco, come vedete FaceTime anche su iOS 5 funziona col 3G. Invece questa funzione qua è molto comoda per chi ha più account su iTunes. Devo ancora provarla bene anch'io. Vediamo dov'è che veniva fuori. Non viene fuori, ecco, sono inconvenienti del jailbreak, a volte non. Ecco, su accounts, su aggiorno compare questa voce accounts, io posso fare entrare più account iTunes senza ogni volta disconnetterli, li switcho così da uno con l'altro e gli do la conferma sopra. Tanto lei uno non ti serve.
No, va bene, ho quello americano, volendo che devo ancora buttargli dentro. Ecco, basta, questo mi interessava farvi vedere, fotocamera da 5 megapixel, no, 8 megapixel, processore a 5 e mezzo giga di RAM, cuffie sopra e cavo dock vecchio, la scatola bene o male è quella Del dell'iPhone 4. 4, cuffiette vecchie, beh, schifo, e cavo dock, l'USB, il caricabatterie come quello dell'iPhone 5.